Bene, Arex, sono arrivati. E chi è arrivato? Cosa? Quando, Bastatore? Sono loro, gli Imons. I Minions? Che c'entrano i Minions? No, gli Imons, Arex, gli Imons. E sono venuti proprio da Moland. E che cos'è Moland, Ashk? È un mondo parallelo che si trova proprio sotto i nostri piedi. Un mondo sotto i nostri piedi? Oh cavolo, e dov'è? Io non lo vedo. Sì, perché si trova molto sotto, Arex. Oh caspiderina. Questo è il display con dentro le bustine, ragazzi. Guardate che bello. Oh, oh, voglio vedere le bustine. Oh, guarda quante sono! E anche le bustine sono bellissime. Guardate qui che bel blu! È vero, sono bluissime! Allora, ragazzi, prima di andare a conoscere i nostri nuovi amici, vi ricordiamo che questi giocattoli sono prodotti da Mundi Collections e li trovate in edicola al prezzo di 1,50€. E sono adatti a bambini dai 6 anni in su! Questi invece sono gli zainetti. E in ogni zainetto troviamo un personaggio, due sliders e la mappa di Moland. Oh guarda, sono 4, Bastatore, quindi sono 4 personaggi. Esatto, per l'esattezza troveremo Kin, Tita, Bruce e il malvagio Dottor T. Voglio questo qui. Sì, signore. Mamma mia, che cattivoni. Questi invece sono i due magazine. Questo è il limone magazine. E all'interno troviamo gli elementi della tavola periodica, dei bellissimi fumetti, l'elenco di tutti gli Imons e delle curiosità interessantissime. Questo invece è l'arancia magazine. E anche qui troviamo gli elementi della tavola periodica, le schede dei personaggi, dei fumetti bellissimi e altre curiosità incredibili. Dai, dai, Bastatore, io voglio conoscere i Minosk. Gli Imons, Arex. Imonosk. Vabbè, come ti pare. Comunque sì, andiamo a liberarli dalle buste. Vediamo un po' qui. Aia! Oh, guarda, Bastatore! All'interno troviamo anche degli adesivi! Vero, e sono proprio belli! E questa invece è la mappa di Moland! No, vabbè! Avventure a Moland! E qui c'è scritto... Questo è Moland, un mondo parallelo che si trova sotto ai nostri piedi dove abitano gli Imons. Qui è iniziata la storia che cambierà tutto. Badabuntus! E abbiamo il deserto del nulla, la tribù del sud, l'ingresso del Dottor T, la diga, la tribù dell'est, il rifugio di Elion, la tribù del nord, la tribù dell'ovest e l'ingresso segreto. E tu invece chi saresti? Sei un elestroco, giusto? Sì, sono un elettro. Mi chiamo E-Fox. E per quanto assomiglia a quell'Imon di nome Fox, non fatevi illusioni. Io sono molto meglio di lui. Inoltre, con gli aggiornamenti del Dr. T, sono più veloce a scansionare la zona. Oh, caspiderinellaccia! Che figata! Dai, andiamo a conoscere gli altri. Ed ecco a voi tutti gli Imons e gli Electros. Mamma mia, ma sono bellissimi! Ma adesso li voglio conoscere tutti! Tu chi sei? 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 Tu! Sì, Arex, magari uno alla volta, eh? Sì, giusto! Tu come ti chiami? Io sono Zolfi la spia. Ma non vi dirò niente sul mio conto. Beh, sappiamo che ti illumini al buio, guarda. Oh, è vero! Ma quanto sei bella! Sì, ma non saprete niente di più. Vabbè, vorrà dire che cercheremo la tua storia su imonsadventures.com. Tu invece come ti chiami? Beh, perché non rispondi? Sembri un tipetto nervoso. Nervoso? Io? Sei tu quello agitato. Inoltre guarda come sto ballando bene. La verità è che sono un po' strano da quando mi hanno attaccato quella magnelita. Oh, uffa, è sempre difficile per me dirlo. Magnetite, ecco. Sì, ok, stai calmo però. Tu invece chi sei? Io sono Ibism e sono un esemplare raro. Cavolo, Bastatore, sentito? Ibism è un esemplare raro! Wow, è un onore conoscerti, Ibism! Tu invece chi sei? Io sono Plum, e sono l'Imon più forte che c'è! Anche se Titan non la pensa così. Titan, io non ho detto niente, shh! Comunque una testa durissima, e persino in grado di spaccare una pietra in un solo colpo. Io invece mi chiamo Oxy, e sono un Imon! Mi piace divertirmi con i miei amici Spikey e Nitro per Moland. Siamo sempre all'avventura e aiutiamo gli altri Imons. Il mio sogno è quello di poter viaggiare per il mondo con i miei migliori amici. Posso volare e sono altruista. Io invece sono Owl e anch'io mi illumino al buio. Guardate qui. Oh caspiterina! Ma ti illumini tantissimo! Che ve ne pare? Mamma mia, che spettacolo! Tu invece di cosa ti occupi? Sono un cacciatore di piante rare. E quando mangio piante che si illuminano al buio, anch'io brillo nell'oscurità. Wow! Quindi devi aver mangiato qualcosa di molto luminoso oggi!
E tu invece chi sei? Scrick! Che sta dicendo? Boh, dice Scrick o Screck, non ho capito. E che significa? Boh. Comunque lui deve essere Ferry. Boh, vabbè, andiamo avanti. Io mi chiamo Nitro e sono il miglior amico di Spikey e Oxy. Il mio potere è correre molto, molto velocemente per tutta Moland. Wow, sei un Imoshk davvero bello, Nitro. Io invece sono Eferri. Chiedi Perry. Eferri, Arex, Eferri. Ah, ok. Il mio compito è catturare gli Imons. Per questo sono il più forte, il più bello e il più intelligente. In confronto al mio Imon equivalente, beh, lui non sa nemmeno parlare. Mamma mia, certo che sei un bel tipetto. Ciao ragazzi, io sono Fox. Amo trovare passaggi in cui mimetizzarmi e scoprire nuovi posti. Mi dicono che parlo strano, ma quelli che parlano strano sono loro, lo so. Ma no, signor Fosk, in realtà sei simpaticissimo. Ciao, io mi chiamo Bism, sono un Imon. Uno dei più saggi che ci siano. Il mio lavoro nella tribù è quello di curare chiunque si faccia male. Con le antiche tecniche di Moland posso guarire quasi tutto. Come guru della tribù, la mia opinione è molto importante. Wow, sei un mito, Bism! Io sono Eplum e sono un Electro. Se questi Imons pensano di essere forti, non hanno idea di cosa li aspetta. Sono il migliore del team Electros. Sono amico intimo di Eselli e, beh, sono innamorato di me stesso. Ah, sono gusti, no, Bastatore? Io sono Eselli! Sono il capo della prima pattuglia Electros. So bene come comportarmi ogni volta che siamo in pericolo. Devo fare rapporto! Sono il leader della prima missione, cerco sempre di eseguire alla lettera gli ordini del Dottor T e apparentemente sembro molto coraggioso, ma in realtà non è così. Io mi chiamo E-All e anch'io sono un Electro. Noi Electros non mangiamo, ma mi piace gustare bacche velenose di tanto in tanto. So che gli Imons non possono mangiarle, per questo mi piacciono. Sono molto ribelle e mi piace avere sempre ragione e sono parecchio testardo. Io sono Ezolfi e no, non ho bisogno della mia tasca come quell'Imon. Mi piace primeggiare e vedere se riesco a catturare gli Imons prima degli altri Electros. Mi piace sempre guidare la spedizione, ma gli altri non me lo permettono. A volte mi perdo e non so come tornare indietro, ma dettagli! Io sono Sten, uno degli Imons più allucinanti, perché essendo fatto di terra, amo fare sculture con essa. Ho anche realizzato con le pietre il divano più comodo del mondo, ma non so perché nessuno lo trova confortevole come me. Ah beh, sì, ho sempre sognato di sedermi su un divano fatto di pietra. Davvero? Voglio provare anch'io! Ero ironico, Arex. Non voglio sedermi davvero su un divano fatto di pietra, ci tengo al mio sedere. Dai, adesso apriamo gli zaini! Allora, qui troveremo Bruce... Qui Tita, qui Kin, e qui invece troveremo il malvagio Dottor T. Oh, guarda Bastatore, questi zaini sono super morbidosi. Dai, apriamoli. Ecco qua. Ciao, tu devi essere Bruce. Cosa? Io mi chiamo Tita. Ciò che mi distingue da Bruce e Kin, anche loro molto intelligenti, è la mia spiccata curiosità e il desiderio di sapere. Ho un tono saccente, ma dall'esterno non lo dimostro. Oh, scusami Tita, piacere di conoscerti. Guarda Arex, e all'interno degli zaini troviamo delle pedane dove poter posizionare gli Imons e gli Electros. In questo modo, uno e due. Dai, apriamo un altro zaino. Vediamo chi abbiamo qui. Ecco qua. Oh, guarda Bastatore, è lui, è il Dottor T. Esatto. Io sono il cattivo della storia, il creatore degli Electros e degli Scientibots. Il mio unico obiettivo è quello di catturare tutti gli Imons e sostituirli con gli Electros per poterli controllare. No, vabbè, che cattivone. Dai, passiamo al prossimo zaino. Ciao ragazzi, io sono Bruce. Sono il più divertente dei miei tre amici. Amo le montagne russe e sono sempre d'accordo su cosa dice Kin. Mi contraddistingue il fatto di essere sempre distratto e di vivere nel mio mondo. Quando sono nervoso, inverto l'ordine delle lettere nelle parole. Ecco appunto. Piacere di conoscerti, Bruce! Vai con l'ultimo zaino! Ciao, io sono Kin.
uno dei tre personaggi principali della nostra storia. Amo l'avventura, le sfide e la natura. Nella mia voce c'è sempre un tono di fermezza, perché ogni volta che si presenta una sfida devo affrontarla. Sono molto coraggioso e avventuroso, sapete? Anche se sono un po' ingenuo, credo sempre che tutti siano buoni. Oh caspita, allora possiamo stringerci la zampa! Bene ragazzi, che dire? Questi Imons e questi Electros sono spettacolari! Vero, anche a me piacciono un sacco! Mi raccomando, se volete conoscerli meglio, andate a cercare le loro avventure su YouTube. Non ve ne pentirete, sono bellissime! Fateci sapere cosa ne pensate, ok? E diteci qual è il vostro Imonosh preferito! Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao a tutti!